riprendendolo con lei, quello del porto, io quello che le chiedo a lei è questo, di provare ad immaginare cosa significherà il porto di Sant'Agata una volta completato per i pescatori di Sant'Agata, per i giovani di Sant'Agata e soprattutto con quella sorta di lungomare che appena sarà completato, sarà secondo me il migliore e più bello lungomare d'Italia. Finora è della Sicilia, ma dopo sarà superiore a quello di Reggio Calabria. Ecco. Proviamo ad immaginare questo una volta tanto, consigliere Magnaci. Se poi lei vuole dire qualcosa, vuole aggiungere a questo qualche critica, lo faccia pure, però dico, guardiamo a questa grande struttura che farà diventare Sant'Agata di Nedello un paese meraviglioso e che si lancerà sugli scenari mondiali di un turismo internazionale. Perché non dite questo piuttosto? Non è così? Non è così? Questa io credo che sia e resti la speranza di tutti gli interlocutori, ecco, che Quindi anche di abbiamo voi, di. perché anche Ma io voi. rimango, guardi, rispetto a argomenti importanti, si può avere un dibattito più aspro, possiamo arrivare anche a insultarci Ah. rispetto a argomenti importanti, ma arriveremo probabilmente Ad una sempre sintesi. alla stessa conclusione. Il porto ovviamente è la risorsa più importante, più strategica di non di Sant'Agata, di tutto il territorio. E rispetto al porto è chiaro che tutti dobbiamo salutare con grande felicità, con grande gioia, questa recente sentenza del CGA, perché pare Dicendo possa. Questo grazie anche a quei politici che hanno messo una pietra anche adesso loro. io arrivo, perché stia tranquillo che il giudizio storico e politico verrà, deve essere necessariamente fatto. Quindi, archiviato questo grande successo, che non è il successo di Mancuso, è il successo della marineria santagatese ed è il successo di Sant'Agata. Quello che è stato contestato da chi mi ha preceduto non è un problema di poco conto, è un problema che io non voglio affrontare sul discorso tecnico di competenze Urega Lo so, piuttosto ne che possiamo Comune, arrivare. che Io sono consigliere Amata d'accordo. non è stata un'autorizzazione della Regione, ma è stata una scelta del Comune per cui la Regione ha nominato, no, per cui la Regione ha nominato Sant'Agata stazione Ma la appaltante, ma Regione. non, la Regione non è No. stato un atto mio. La Regione La era contraria a questo? Io non voglio parlare di queste cose, io Allora voglio non faccia parlare di un'altra, riferimento a voglio cose di parlare cui di non vuole un'altra cosa. parlare. Voglio Mi parlare piace della di più. grave, gravissima responsabilità di aver fatto subire a questo territorio e a Sant'Agata per primo un ritardo di 2 anni. Un ritardo di 2 anni che significa aver bloccato un'opera E pubblica. non la voleva fare Però subito, io non l'ho la voleva interrotta, aspettare. dottor Gallipò, io non ti ho interrotto. Ma sono Io stato so, io sto. interrotto, sono stato interrotto Ma non da da altri. me, noi siamo interrotti da tutti e due probabilmente, io non ti ho mai interrotto. Oh. E quindi la responsabilità di aver sottratto a questo territorio 40 milioni di euro, dall'economia di questo territorio 40 milioni di euro per Grave. 2 anni, perché è una cosa molto grave in Gravissimo. questo periodo di difficoltà economica, Anche in perché, altri periodi. vabbè, bisogna parlare, io lo so che, io lo so, Ma io lo so, lei facciamo io una lo so cosa. che tu, Ma io non ho detto Consigliere niente. Magliaci, Ma se sto zitto io io, lo non so dico una benissimo. parola. Faccia finta di non Io so sentirla. benissimo, confonde i cittadini, Questo è confonde i grave, cittadini. questo è Io so grave. Non è che benissimo confondo solo lei, che anche chi sta ascoltando. gli dà fastidio sentirmi Ma non ho parlare. detto Probabilmente gli niente. dà fastidio sentirmi parlare perché Consigliere Amata, la probabilmente prego. dico cose vere. Quello dell'amministrazione di gestire questo tipo di gare è stato un capriccio che io personalmente avrei completamente allontanato, l'avrei portato assolutamente all'Ureca. Perché rispetto a 40 milioni di gare è normale temere per chi fa politica in maniera responsabile una inadeguatezza della propria struttura, una convergenza di interessi che non sono sicuramente di quelli che rientrano nella sfera della liceità, di interessi devo dire anche criminali, perché uno che fa politica deve anche metterlo in conto questo, che Cioè, può attirare. non, non, non Ma ho capito. assolutamente, interessi appartenenti alla criminalità mafiosa io lo metto in conto se Di sono un criminalità amministratore non ne capisco. accorto che possono essere sollecitati da una gara di 40 milioni di euro, rispetto alla quale l'Urega probabilmente avrebbe sicuramente disimpegnato la struttura comunale. È vero che non è stato annullato nessun atto dal CGA, ma se partiamo dal presupposto che certi atti, per volontà di certi di presidenti di commissione, se non sbaglio, sono stati addirittura distrutti e risulta dai verbali, che cosa c'era da annullare? Un atto distrutto Tutto un imbroglio. rispetto al quale adesso su questa gara e sulla valutazione di questa gara vige l'anonimato.
Non vige più la riservatezza, vige l'anonimato, o la segretezza, l'anonimato, proprio perché qualcuno ha deciso, probabilmente legittimamente, di distruggere delle schede di valutazione. Ma questo è un altro problema che non mi interessa. Io mi auguro, solamente che l'iter si sia veramente sbloccato. Perché, scusi, perché hanno distrutto le schede di valutazione? Sono state scelte della commissione, quello di distruggere le schede di valutazione. Controlegge. Non lo so se è controlegge. Non lo so. Io questo non lo so se contro. E allora diciamola tutta la cosa, dico, ci sono state commesse. Io non lo so se, contro, io non sono un giudice, io mi posso mi posso solamente augurare da rappresentante di una certa porzione di cittadini che il porto trovi l'avvio, perché noi siamo per il porto, la mia formazione e cultura politica è stata per il porto. E lo dimostra la storia, perché il porto è chiaro che non l'ha fatto Mancuso, ma l'ha fatto, ha contribuito a farlo anche Mancuso, ma è stato grande merito chi l'ha pensato. Il, allora diciamo il l'ha fatto soprattutto Mancuso, anche altri. No, assolutamente. C'è la gara a prendersi il merito del porto. Ad oggi è una cosa, Io riconosco un grande merito. Se vuole parlare, se vuole interloquire con la Mada, lo può fare fuori, ma adesso io devo dare avvocato Gai. Io 40 secondi. 40 secondi, in 40 secondi dico soltanto questo, che avrei preferito stasera parlare soprattutto del porto in modo più costruttivo. Avrei preferito che la minoranza... Vabbè, sono piccole scaramucce. No, non parlo delle scaramucce, ma a livello di proposta. Avrei preferito che la minoranza parlasse di come, ad esempio, immaginava di poter gestire il porto di Sant'Agata, alla luce del fatto che ormai la situazione, come dire, contenzioso è... in parte, non in parte, è totalmente definita. Avrei preferito che si parlasse di politica, nel senso che i santagatesi non hanno la necessità di andare ad abitarsi nel ragionamento delle schede, ma hanno la necessità di sentire parlare di che cosa hanno la possibilità di poter fare col loro porto, col porto che determinerà molto probabilmente una trasformazione della loro città.